1, 2, 3, 4. Bene, torniamo dunque in studio dopo questa breve pausa pubblicitaria. Dovremmo avere qualche altro messaggio, Francesco? Sì, Bruno, c'è un altro messaggio. Vado. Le volevo suggerire, vista la gradevole presenza della consigliera Bibi, di invitare la bellissima consigliera Luisa, anche lei esperta sportiva. Volevo poi congratularmi con Gaggio, Sghero e Marco Buca per aver riportato i lanonini ad appassionarsi di nuovo alla squadra, nonché lei Bruno per la professionalità che da sempre la contraddistingue. Buona serata. Hai fatto un gesto però che mi è piaciuto poco, Francesco, quando hai letto per la professionalità. No, mi è un po' da ridere, però lo hai detto un pochino. Si vede che ti conoscono poco. Mi conoscono poco, hai ragione perfettamente, però non c'è scritto il nome dell'autore o dell'autrice di questo messaggio. Non è firmato. E nelle televisioni serie, caro Francesco, i messaggi non firmati non dovrebbero essere letti. Però sembrava abbastanza buono, per cui ho preferito leggerlo. Oppure l'altra risposta è che questa non è una televisione seria, o una trasmissione seria. Dovremmo avere una telefonata in arrivo, vediamo un pochino chi ha il piacere di interloquire con noi. Pronto? 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 Pronto, buonasera. Pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, sembra una voce, non so come definirla, ma un mix tra femminile e maschile, si presenti? Pronto, buonasera a tutti, innanzitutto il nome mio è Ilari, io ho chiamato stasera perché io stavo a fare zapping, praticamente mi sono ritrovata una faccia che mi è piaciuta subito, mi ha preso proprio di primo impatto. E da quello che ho capito, sto ragazzo si dovrebbe chiamare Francesco, poi ho pensato proprio all'associazione Ilari Francesco, quindi ho pensato che era proprio un colpo di fulmine per me. E io vorrei proprio... Ascoltami Ilari. Ilari, mi scusami un attimo, Ilari, un attimo, ma qui di Francesco ne abbiamo due. Abbiamo Francesco Cenci e Francesco detto Ugaggio. Qual è? Il secondo, mi piace di più, poi magari se c'è stato posso pure rifare. Allora Ilari, per te lo mettiamo in primo piano, per cortesia. Grazie, un primo piano su Francesco. Buonasera. Eccolo lì col microfono in mano. Buonasera. Ciao Franci. Ciao. Bene? Sì, benissimo. Mi sono fatta avanti, sono una ragazza molto timida, devo dire la verità, però veramente mi ha colpito. Io lascio il numero mio in redazione e spero che mi ricontatti veramente. Guarda, non credo proprio, sono felicemente sposato, quindi. Franci, sì Franci. Dico... Franci, queste sono cose che si dicono perché comunque in televisione poi, la moglie magari mi sì, guarda, proprio. E questa è un avance bella pesante, Ilari. Sì. Va bene Ilari, che diciamo noi ci metteremo anche del nostro, cercheremo di convincerlo a questo appuntamento galante. Sì. D'accordo Francesco? Sì. Allora saluta la nostra Ilari. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera, grazie Ilari. Allora, Francesco, dico qui stai facendo già colpo al successore. Subito. Vengo anche la settimana prossima. Così. Vabbè, torniamo un attimino dopo questa parentesi, però poi cominceremo anche a cercare di individuare questa voce femminile. L'hai individuata, Francesco? No. Sembrava un po'. Credo che l'autore di tutto questo già lo so chi è. No, gente che è a casa. Il mister. No, il mister no. No, assolutamente. Sembrava una voce un po' coatta però, no? Sì. Un po' coattuna, eccetera, no? Vabbè, a fatica rientriamo in termini, più seri. Allora, Matteo Orlandi, torno da te perché devo farti, come si dice in gergo, tra virgolette, rosicare. Allora, ad un passo dalla finale di Coppa Italia, mercoledì scorso, dopo il 2-2 interno, 1-0-3 pesante al comunale di Via Varrone a Pomezia,
cosa è successo in quella giornata, Matteo? Il cosa vi siete detti negli spogliatoi? Beh, negli spogliatoi ci siamo fatti, anche se abbiamo perso, i complimenti fra di noi, perché al primo tempo abbiamo dimostrato di stare in partita fino all'ultimo. Infatti, secondo me, il risultato è stato un po' pesante di quanto si è visto in campo. Loro sono stati bravi a sfruttare delle occasioni, hanno dei singoli importanti, e li sappiamo tutti quali sono, tra i quali Delgado, Ceccarelli e Tozzi. E infatti loro, secondo me, hanno vinto la partita grazie ai singoli. Noi purtroppo siamo stati molto scalognati al primo tempo, in quanto la palla non voleva entrare. Anche colpiti da assenze pesanti, Matteo? Sì, purtroppo sì. Ci mancano gente importante come Massimiliani, Scardore e Paloni. Gente fondamentale nel gioco nostro. Altra domanda insidiosa, Matteo. C'è stato l'avvicinamento tecnico, grosso modo una settimana fa, da mister Staffa si è passati a mister Franceschini. Nello spogliatoio, come avete vissuto questo evento? Fermo restando che un evento nel calcio succede, diciamo, spesso e volentieri. Beh, lì per lì siamo rimasti anche un po' spiazzati, in quanto stavamo vicini a una partita importante come la semifinale, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Però alla fine noi calciatori ci mettiamo a disposizione della società e siamo andati avanti con quello che ci stava. Staffa ha fatto un grande lavoro, secondo me, e sta pure andando abbastanza bene, e la società ha deciso di esonerarlo. È arrivato un nuovo mister, l'abbiamo conosciuto da poco, però già sta dando un gioco suo alla squadra e si sta facendo valere. E tanto per confermare quello che stiamo dicendo, notizia dell'ultima ora è che anche una squadra di Serie D del nostro gruppo che abbiamo trattato prima ha cambiato allenatore. Si tratta del Monterosi, che ieri ha perso 1-0 in casa contro l'Albalunga e che ha esonerato mister Perrone. E anche il direttore. E il direttore sportivo Daniele Prosia. Mister Perrone, che ricordiamo ha avuto trascorsi importanti anche in Serie C con la Salernitana, e tra l'altro ha avuto anche, diciamo, trascorsi importanti come calciatore. Sì. Bene, Mauro, allora tu ieri sei stato a vedere Cinzia Boreale Don Orione, si chiama così adesso, sì, quella squadra romana. Sì. Che impressioni hai avuto? Insomma, c'è stata questa scarica elettrica derivata dal cambio tecnico. Risultato, ha visto vincere i genzanesi per 2-0. Diciamo, c'è stato qualche cambiamento evidente oppure la squadra ha fatto la solita prestazione? No, io ho visto una squadra veramente in forma campionato. I ragazzi, secondo me, hanno reagito bene anche dal cambio repentino che ha deciso la società. Secondo me hanno fatto una buona partita, però il Cinzia sappiamo bene che è stato costruito per fare un campionato tranquillo, quindi sta mantenendo il programma. Chiaramente, come è successo in Coppa Italia, non può prescindere da 3-4 elementi fondamentali. Quando ha tutti gli elementi a disposizione e se continuano con questa forma, perché l'ho visti veramente bene, sai quanto è difficile il campo di Genzano, quanto è pesante, quanto è difficile soprattutto per le altre squadre, ma i ragazzi hanno retto fino al 90esimo, ho visto molto entusiasmo, ho visto i ragazzi tutti che lavorano per il gruppo e per il Cinzia. Bene, e allora questo significa che è arrivato il momento di andare nei sentieri del campionato di eccellenza e dovremmo mettere, diciamo, la schermata del campionato di eccellenza Girone A. Questo è un invito alla regia, campionato di eccellenza Girone A. Partiamo dai risultati, più in basso, risultati, eccoli lì, BB. Allora, risultati e prossimo turno, a te BB. Ok, i risultati della 21esima giornata sono Levanto Marino Astrea 1-2, Cinzia Boreale Don Orione 2-0, Unipomezia Città di Ciampino 1-1, Civitavecchia Ladispoli 2-1, Atletico Vescovio Montegrotte Celoni 2-1, Polisportiva Monticimini Real Monterotondo 1-1, Eredum Monterotondo Tolfa 4-2, Procalcio Dottor Sapienza Valle del Tevere 1-1, Cregas Città di Palombara Visartena 0-2. Il prossimo turno
Lo abbiamo il 4 febbraio 2018 e vediamo Montegrotte, Celoni, Boreale, Don Orione, Bisertena, Civitavecchia, Tolfa, Crecas, Città di Palombara, Città di Ciampino, Cinzia, Astrea, Eretum, Monte Rotondo, Atletico, Vescovio, Lepanto Marino, Valle del Tevere, Polisportiva, Monti Scimini, Ladispoli, Procalcio, Tor Sapienza, Real, Monte Rotondo, Unipomezia. Non son finite le tue fatiche, Bibi, perché Sì. adesso andiamo a vedere la classifica. Ok. Saliamo in alto e la classifica. Ieri si sono vissuti momenti importanti perché hanno perso entrambe le battistrada, ha perso sia il Ladispoli che il Crecas. Il Crecas ha perso lo scontro diretto contro l'Artena in casa per 2-0 e l'Ladispoli ha perso a Civitavecchia per 2-1, il che ha reso possibile un grosso rimescolamento con squadre che si sono avvicinate di molto. L'Artena è passata direttamente al secondo posto e la classifica, Bibi. Vado, allora, in testa alla classifica vediamo il Ladispoli con 44 punti, seguito dal Bisertena a 42. Terzo posto, Crecas, Città di Palombara, insieme all'Astrea, 40 punti. Città di Ciampino, 39. Sesto posto, Unipomezia, 37 punti. Eretum, Monte Rotondo, 33. Ottavo posto, Cinzia, a 32. Nono, Valle del Tevere, 29. Decimo, Civitavecchia, 27. All'undicesimo, a pari merito, abbiamo con 21 punti Boreale, Don Orione e Levanto Marino. Tredicesimo posto, Atletico Viscovio, 20 punti. Quattordicesimo posto, a pari merito, 19 punti, troviamo il Tolfa e Real Monte Rotondo e anche il Monte Grotte Celoni, tutti e tre a 19 punti. Diciassettesimo posto, Procalcio Tor Sapienza, con 18 punti. Chiude la classifica al diciottesimo posto, la polisportiva Monti Cimini a 16 punti. Ed anche qui, signori, per coloro, i pochi che non lo sapessero, funziona alla stessa maniera, ultime due secche retrocesse, dalla terz'ultima alla sest'ultima si fanno i play-out. Per quanto riguarda invece la vetta della classifica, la prima va direttamente in Serie D, la seconda va alla disputa dei play-off, dunque in questo momento sarebbe l'Artena che andrebbe ai play-off. Allora, da esperto di questo campionato, Mauro, cosa prevedi per il futuro? Insomma, sembrava che il Ladispoli avesse preso il passo giusto, questa sconfitta di ieri ha rimescolato un pochino tutto. Cosa può succedere secondo te? Una sconfitta non determina sicuramente il campionato, visto che ci sono, mi sembra, 13 o 14 partite. Ventunesima, ne mancano 13, perché sono 13. 34 complessive. Quello che posso dire del Ladispoli, che io l'ho vista un paio di volte e mi ha fatto una buonissima impressione. Squadra molto quadrata e davanti è veramente ha degli elementi sia di valore fisico che tecnico. Dietro è messa bene, il mister la fa giocare sempre in una certa maniera, mette in difficoltà tutte le squadre che trova, perché non si riesce a capire, quello che ho visto io, non si riesce a capire se questa squadra gioca in contropiede o schiaccia le squadre dentro l'area propria. E il fatto è che però riesce sempre a segnare, sia in contropiede che con fraseggi per andare in porta. L'Artena è sicuramente quella che si diceva all'inizio del campionato, che sarebbe stata una delle candidate alla vincita del campionato, e infatti sta al secondo posto. Campionato del Cinzia fino a questo momento Ma possiamo considerarlo positivo. il campionato di Cinzia bisogna valutarlo positivo, molto positivo, secondo me. Adesso Assolutamente sì. loro possono soltanto, i ragazzi, il mister, tutto lo staff e tutti quanti possono soltanto che fare bene, divertirsi. Hanno una partita importante con il Ciampino, che sembra che sia diventata la bestia nera del Cinzia. Domenica potrebbero sicuramente fare risultato, perché il Ciampino non è assolutamente superiore al Cinzia. Bene, Mauro, per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza Girone B, chiaramente il nostro esperto sarà Francesco Cenci. Francesco Cenci, addetto stampa della Virtus Nettuno Lido, Virtus Nettuno Lido, Francesco che anche ieri ha
ha perso fuori casa a Monte Spaccato per 3-1, dopo essere passata in vantaggio. Anticipiamo un pochino i temi. Francesco, che partita hai visto ieri? Sì, una partita strana su un campo caldo, come tutti sanno, Monte Spaccato non è un ambiente molto sereno. Era passato subito un vantaggio la Virtus 21 dito grazie a un gol di Riccardo Trippa, che se non sbaglio è il quinto gol nelle ultime 4 partite, un bel sinistro da terminare sotto la traversa. E poi c'è stata nel secondo tempo la reazione dei padroni di casa, agevolati anche da un calcio di rigore fischiato dal direttore di gara, giusto, e poi da due indecisioni della difesa della Virtus 21 che hanno consentito gli altri due gol. Probabilmente è una partita che poteva tranquillamente finire in parità, però sono stati due errori difensivi che hanno dato la possibilità alla squadra di mister Di Giovanni di portare a casa 3 punti che per loro erano fondamentali per tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica. Bene Francesco, poi sbisceremo meglio i temi con i numeri anche di questo campionato. Anticipiamo dicendo che insomma in maniera sorprendente c'è una squadra che la sta facendo da padrone in questo gruppo, una squadra che all'inizio non è che fosse nominata da tutti gli esperti, ma che pian pianino, domenica dopo domenica, sta affermando prepotentemente la sua leadership. Parliamo chiaramente per i profani del team Nuova Florida 2005. Inizialmente, se si nominava la parola Serie D, ci si faceva gli scongiuri al Marco Mazzucchi di Ardea. Pian pianino qualcuno comincia ad accarezzare e a pensare a questa idea, e questa squadra insomma adesso comincia a crederci tutto il gruppo. Ma sta costruendo, lo danno i risultati, no? Questa società sta costruendo da 2-3 anni delle cose importanti. Ha fatto una promozione l'anno scorso dove c'era Orlandi come che ha vinto il campionato. Quest'anno si trova al primo posto e tutti dicono ma tra poco crolla. Tra poco io vedo, arrivano quelli più forti. Adesso i più forti sono loro. I più forti sono loro perché c'è, come sai benissimo, in tutte le società, in questa società c'è entusiasmo, c'è voglia di fare bene. Hanno questo obiettivo che io mi ricordo, parlai una volta con il presidente che mi chiedeva: ma come si può fare per arrivare in Serie D quando stava in promozione? Ti ricordi, Bruno, quella sera a cena? E io ho detto: bisogna programmare, bisogna avere degli obiettivi, bisogna lavorare. Loro stanno lavorando bene, stanno facendo un bellissimo campionato e quindi meritano la posizione che occupano. Bene, Mauro, mi hai portato alla mente diciamo un pensiero. Hai parlato del presidente della Nuova Florida che stava in promozione e parlava di Serie D. Io devo confessarti che vorrei un'inquadratura su Francesco Grassi Oliviero, detto Gaggio, che lui che sta in seconda categoria, venendo in macchina giù, mi parlava di Serie C. Allora, Francesco, diciamo, cosa rispondi a questa affermazione? Rispondo che non abbiamo assolutamente parlato di Serie C. Girone C? Girone A, canto. Non abbiamo parlato di niente, dai, abbiamo parlato solo dei nostri progetti futuri e si spera di andare avanti così, come stiamo facendo, lavorando seriamente. Fabio, troppo serio questa sera però, che cosa, che gli è successo? Diciamo, facciamo l'esame antidoping? Dopo, sì. Dopo, va bene, allora signori, ci vediamo il filmato appunto Team Nuova Florida Player di ieri, però con un invito alla regia, siccome è un filmato abbastanza prolisso che dura parecchio, dura circa 11 minuti, che ci sono anche delle interviste, io chiederei alla regia di vedere per adesso soltanto la parte filmata della partita, dopodiché stoppiamo, le interviste le vediamo dopo, se tutto è chiaro partiamo. Buongiorno a tutti dalla voce del gufetto Paolo Bellucci, quasi tutto pronto per la sfida tra Nuova Florida e Player per la 21ª giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ospiti che si schierano con 4-8, Pucci, Vecchiotti, Rambaldo, Conti, Tartaglione, Necci, Corvesi, Toscano, Stufa e Valentini.
a disposizione del signor Scarfini, Chingari, De Vecchis, Pompili, Castaldi, Cerra, Gonnella e Ferdinandi. Per i padroni di casa, Giordani, Fè, D'Aprile, Di Bari, Nunzi, Ponziani, Di Giovanni, Calcagni, Mangano, Tisei e Principalli, a disposizione del signor Bussone, Sciurluini, Moriconi, Appodio, Troccoli, Matteo, Troccoli, Mirko, Visconti e Sofia. Fè, lungolina per Mangano, molto bravo, ci arriva con l'esterno. Di Giovanni può puntare il suo uomo, Di Giovanni, attenzione, calcio di rigore, molto bravo Mangano a servire Di Giovanni con l'esterno, ad anticipare il suo uomo, tutto pronto, parte T6, destro, para, 4-8, la palla ancora lì in rete, sulla respinta, ha segnato Mangano sulla... no, Principalli, ancora lui, ancora Principalli dopo il gol capolavoro contro il Nettuno Lido, bravissimo dopo la respinta di 4-8 a depositare il pallone in rete con il destro, 1-0 Nuova Florida al 19° del primo tempo. Pallone che finisce a Di Giovanni che si libera del suo avversario, attenzione, grande occasione in contropiede, Mangano la mette dentro, pallone su Principalli, Principalli destro, rete, ancora Principalli, ripartenza micidiale degli uomini di Bussone, Di Giovanni supera un uomo, serve Mangano sulla sinistra, palla in mezzo per Principalli che col destro segna il 2-0, lui che è un mancino naturale, al 23° 2-0, avvio shock per gli uomini di Scarfini, al 19° nell'arco di 4 minuti subiscono 2 gol, un altro pallone di Bari, Valentini, grande intervento e scivolata poi di Di Bari che rimedia, T6 per Di Giovanni, in questo caso è in posizione regolare, l'ha tenuto in posizione regolare Conti, Di Giovanni davanti a 4-8 che para, ecco che parte la battuta e gol di Toscano, in anticipo il numero 9 su Ponziani, mette questo pallone in rete quando siamo al 35° del primo tempo, gara molto vivace, Play Euro che accorcia le distanze, lancio lungo a cercare sempre Toscano, colpisce di testa, attenzione a Stufa, prova col destro, blocca con qualche apprensione Giordani, Stufa toccherà il pallone per il capitano, eccolo proprio lui, cerca un suo compagno Corvesi in area di rigore, Toscano lascia spilare questo pallone, attenzione a Toscano all'indietro per Stufa, che gol che ha fallito Stufa, tanto recupera palla T6, Principalli cambia gioco per Di Giovanni, passa il pallone Di Giovanni, sovrappone Fè, lo serve in questo momento Di Giovanni, sinistro, para 4-8, si fa trovare pronto, bravo a far fuori con il controllo il suo diretto avversario, D'Aprile sulla sinistra per Giovanni, un po' arretrato ma arriva sul pallone, Di Giovanni destro, la gioca per Di Bari, corto però questo passaggio e attenzione alla ripartenza del Pleur, servito Necci in posizione regolare, Giordani para con le mani secondo il direttore di gara, rosso per Giordani, attenzione al 23° del secondo tempo, gravissimo errore di Troccoli, Tartaglione con la sinistra, serve in verticale Necci, cerca, attenzione destro, salva Calcagni, che salvataggio di Calcagni sulla linea, è riuscito a parare Ciurluini, ora Troccoli Mirko fermato con un fallo netto, calcio di rigore, fallo netto, non so di cosa protestano gli ospiti.
pronto Visconti, destro e rete, importantissimo gol di Visconti, 3-1 in un momento difficilissimo. Al 35esimo la Nuova Florida trova il gol del 3-1. Stufa, serve sulla destra Pompili, cross in mezzo, Necci, che parata di Ciurluini, cerca il pallone dentro, Toscano, stop di petto, Conti, pallone dentro, attenzione, in posizione regolare secondo il direttore di gara, il pallone termina fuori di un soffio. Parte in questo momento la battuta del calcio d'angolo, colpisce tiro, para Ciurluini e salpa sulla linea di Bari, partita stregata per gli ospiti. Pallone rimbalza, Conti commette fallo su Ponziani, in questo momento triplice fischio dell'arbitro. Settima vittoria consecutiva per la Nuova Florida, che ha giocato in 10 dal 65esimo del secondo tempo. La partita finisce 3-1 al termine della partita, finita sul risultato di 3-1. Bene, dunque tornati in diretta, ragazzi, le interviste praticamente le vedremo dopo, a breve, e complimenti anche da parte nostra al secondo portiere, a Ciurluini, che ieri ha dovuto indossare, diciamo, la maglia numero 12, entrare in campo grazie all'espulsione di Giordani, e che si è disimpegnato molto molto bene. Allora, Francesco, per quanto riguarda il campionato di eccellenza girone B, andiamo a visualizzare i numeri grazie alla regia. Eccellenza girone B, eccola qui, andiamo ai risultati e al prossimo turno. Allora, BB, vediamo se riesci a fare una papera, a dire male una squadra. Vai. Allora, 21esima giornata, Albas Roma, Bricofer Casal Barriera 1-0. Morolo, detta bene? Assolutamente, okay. Sì. Arce 1-0, Latina Sermoneta Cavese 3-0, Audace Città di Anagni 2-1, Colleferro insieme a Ausonia 1-1, Team Nuova Florida Playeur 3-1, Rocca Secca Pomezia Calcio 1-5, Formia Serpentara, Bellegra Olevano Romano, basta, okay, che la chiami Serpentara, Bibi, va bene, lo stesso. Okay. Monte Spaccato Virtus Nettuno Lido 3-1. Andiamo a leggere il prossimo turno, 22esima giornata, Latina Sermoneta Almas Roma, Serpentara Audace, Città di Anagni con Mi fanno segno, Bibi, che dovresti alzare un attimino il volume della voce. Va bene. Quindi Pomezia Calcio Formia, Playeur Monte Spaccato, insieme a Ausonia Morolo, Bricofer Casal Barriera Rocca Secca, Arce Team Nuova Florida, Cavese Virtus Nettuno Lido. Benissimo, e allora adesso andiamo alla classifica, ai numeri generali, scendiamo, eccolo qui, Francesco, mancano 29 secondi, grazie Mauro che mi hai salvato da questa figuraccia. Allora, chiaramente la discuteremo nella terza fascia, è il momento del break per la fascia pubblicitaria, ci vediamo a breve.